Qual è il primo piatto italiano più famoso del mondo? Quello che nasce tra leggenda e storia. Quello che fa discutere in cucina ed a tavola. Quel piatto che tutti dicono di saper fare. Quella sinfonia di sapori forti e complementari. È la carbonara. Sei sicuro di saperla fare come si deve? Preparala con noi, mentre vi svegliamo trucchi e segreti per fare gli spaghetti alla carbonara a regola d'arte. E se sei tra quelli che hanno paura dell'uovo crudo, abbiamo anche per te una soluzione perfetta. Cominciamo! Abbiamo messo l'acqua a bollire, adesso la prima cosa che si fa è tostare il pepe nero. Lo facciamo andare fino a che non sprigiona i suoi aromi, all'incirca un minutino. Se avete seguito il nostro video su come fare il cacio e pepe a regola d'arte, sapete già che la tostatura del pepe è fondamentale per liberare il massimo della fragranza e del profumo del pepe. Appena si sentirà il profumo del pepe è il momento di spegnere. Non vogliamo bruciarlo assolutamente e soprattutto non vogliamo intossicare la nostra cucina. Eccolo qua, che profumo! Il pepe è pronto, adesso lo trasferiamo in un piccolo contenitore e ci servirà dopo, alla fine, quando si termina il piatto. Ed ora è il momento di rosolare il nostro guanciale. Come avete visto, noi il guanciale lo abbiamo tagliato a listarelle. A me piacciono in questo modo, di circa 2 cm, 2 cm e mezzo di lunghezza. Sarà mezzo centimetro di spessore, una cosa del genere. Ora, il segreto per cuocere il guanciale per bene è cuocerlo a fiamma bassa fin tanto che diventa traslucido. Quindi alzare la fiamma fino a che si rosola per bene, ovvero fino a che il colore non sarà un dorato, un bruno dorato. Vogliamo che sia tenero dentro e croccante fuori, un po' come una patatina in buona sostanza. Se siete impazienti, muovete la padella per fare una cottura del guanciale più o meno omogenea. Se invece avete la pazienza, fate come me, muovete e girate il guanciale uno pezzo per pezzo. È l'unico modo che garantisce una omogenea cottura del guanciale su tutti i lati. Guardate che bel colore dorato già. Il nostro guanciale non si sta seccando, ovvero non sta perdendo una quantità d'acqua eccessiva, né tantomeno sta rilasciando troppi succhi, il che vuol dire che rimarrà soffice e morbido dentro e nel contempo, come detto, croccante all'esterno. Ed è esattamente il nostro obiettivo. E lo facciamo andare per un altro minuto o due. Fin tanto che diverrà ancora più croccante. Ci siamo. Guardate qui che colore bronzeo dorato. Non lo potete percepire, ma questi pezzettini sono croccantissimi. Perfetto, spegniamo. E adesso trasferiamo il nostro guanciale su una ciotolina e verrà poi inserito nella pasta al momento giusto, come vedremo. Il grasso presente in questa padella lo teniamo perché sarà importantissimo per creare il giusto fondo di cottura quando metteremo i nostri spaghetti. Per inciso, abbiamo messo un po' meno acqua del solito per cuocere la pasta, così come facciamo per il cacio e pepe, perché abbiamo bisogno dell'amido presente per la pasta per creare la giusta cremina.
Ok, l'acqua bolle, adesso buttiamo la pasta e nel frattempo prepariamo il battuto di uova e pecorino. Solitamente mettiamo un tuorlo a testa più un uovo intero per la padella, diciamo così, perché il bianco non è necessariamente il vostro nemico. La conalbumina, che è una proteina secondaria del bianco, è una proteina importantissima che ci aiuterà molto per creare la giusta viscosità e densità nel composto finale. Il pecorino nella carbonara si deve sentire, non deve essere solo buono, ma deve essere abbondante. Noi mettiamo all'incirca dai 20 ai 30 grammi di pecorino a testa. Questa è la nostra proporzione. Ed ecco qui la nostra pasta ha fatto tre quarti di cottura in pentola e la finiamo adesso in padella. Ci avviciniamo un po' di più. Ci portiamo anche un po' d'acqua insieme perché ci serve. Ecco qui la nostra pasta, un mestolo e mettiamo quel nostro mestolo famoso nella nostra crema. Un mestolo scarso, così va bene. Adesso lo mettiamo qua, via. Adesso guardate che differenza già. Adesso il formaggio si è fuso, si è sciolto, non ha fatto grumi, non ha fatto fili. E guardate quanto è cremoso già adesso e guardate quanto è lucente, guardate la lucentezza nella superficie. E per coloro tra voi che hanno paura della salmonellosi e compagnia, vi invito a guardare sul nostro canale il video della carbonara con uova pastorizzate. Questa cremina è fatta semplicemente dall'amido della pasta e dal grasso del guanciale. Guardate che bello. E farà il trait d'union tra la pasta e la crema d'uovo. Ok, adesso velocemente incorporiamo la crema. Prendiamo due spaghetti, li rinfiliamo qui dentro e ci facciamo una bella scarpetta, perché non si butta niente qui. Si riprende e si ributta dentro. Si pulisce tutto per bene. E adesso velocemente mantechiamo. Sta formando una cremina talmente densa che non è così facile farla saltare la pasta a questo punto. Questa si sta addensando molto molto velocemente. Adesso aggiungiamo il pepe bello dentro. Giriamo con le pinze. Meraviglia, che meraviglia, che creazione. Chiunque sia che l'ha creata si meriterebbe un Nobel.
Ma guardate, guardate che roba, guardate che roba. Mamma mia, questa maccaroni mi avete provocato e mo ve mangio. Ve li strunco.